A Dimensione Cliente 2015 si è parlato molto della centralità del cliente e di come capirlo, comprenderlo, per poter poi di conseguenza indirizzare un'azione nei suoi confronti, un'azione proattiva. Lei ha aggiunto un ulteriore invito, quello di governare la customer experience. Sì, il punto di partenza è il governo della customer experience. Si parla tantissimo di tecnologia, in realtà bisogna ricordare che la tecnologia è un fattore abilitante di customer journey e quindi abilitante di customer experience. Bisogna avere ben chiaro per la banca che tipo di customer experience vuole erogare ai propri clienti, che livello e a chi, e quindi utilizzare poi le leve tecnologiche e organizzative semplicemente per abilitare quella customer experience. Perché è così importante? Governare la customer experience e dare una customer experience di eccellenza è importante ed è alla base dei processi decisionali dell'impresa per tre motivi. Innanzitutto perché i clienti sono cambiati ma continuano a cambiare, cambiano le aspettative in maniera dinamica dei clienti, della stessa base clienti in continuazione. Secondo aspetto è che il mix tra fisico e digitale ha perso i confini, quindi è naturale andare in filiale ma lavorare con la video call piuttosto che col promotore, con le simulazioni sulla piattaforma di consulenza finanziaria. Quindi il mix tra fisico e digitale ha fatto saltare i confini e quindi tutte le rilevazioni classiche sulla satisfaction in filiale mostrano grossi problemi. Terzo aspetto è che l'assioma che clienti simili si comportano in maniera simile non funziona più. Quindi i dati sociodemografici descrittivi, i dati comportamentali di utilizzo dei prodotti, di utilizzo dei canali non funzionano più e l'analisi predittiva non dà i risultati che una volta dava. Ora entra la psicometria, ovvero lo studio delle variabili del comportamento, della personalità, delle abitudini, del modo di vivere. Quindi cambiando il cliente diventa ancora più difficile dare una customer experience di eccellenza. I passaggi per dare una customer experience di eccellenza sono sostanzialmente tre. Prima di tutto occorre comprendere, misurare, capire qual è il livello, quindi andare a misurare sui singoli touch point le aspettative dei clienti e il match con quelle che sono le capability della banca. Se matchano c'è una buona customer experience, se c'è un problema e un disallineamento lì bisogna intervenire, c'è un pain point. Di dove la banca si inventa qualcosa di nuovo si crea innovazione. Secondo aspetto è l'attivazione, quindi individuati quei pain points, quei momenti di disallineamento, allora lì posso intervenire. Terzo aspetto è il governo della customer experience, ovvero cercare di indirizzare la customer experience dei clienti su delle journey predefinite, il tutto lavorando sul concetto di personas, concetto preso dalla user experience, nuovo modo di segmentare clienti e che è alla base del disegno dei modelli di gestione della clientela. Personas è un archetipo di cliente con un identikit ben definito dal punto di vista sociodemografico, quindi ha un'età definita, un patrimonio, ha una professione, ha anche un nome e un cognome volendo, però ha anche un'attitudine alla vita, una personalità, un comportamento atteso. Quindi identificando 6, 8, 10 personas che mi rappresentano poi tutta la base clienti, io posso lavorare su questi per valutare customer experience e per disegnare la customer experience, governare la customer experience, i clienti si riferiscono a queste personas. Quindi queste personas sono centroidi di cluster multidimensionali dove i clienti si muovono, si avvicinano, si allontanano da una personas all'altra. Quindi una nuova segmentazione in cui le personas sono fisse e i clienti si avvicinano e si allontanano. Questo mi permette però di lavorare sui processi di gestione del cliente e quindi sulla customer experience.